diamo il benvenuto a Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna. Il fashion è il quarto pilastro del sistema economico della regione, dopo appunto il food, il motor e il wellness. Ed è da poco nata la Fashion Valley, che va da Piacenza a Rimini. Ce ne vuole parlare? Sì, noi abbiamo un comparto manifatturiero in questa regione che è secondo a nessuno. È tra i più importanti al mondo, è alla base di quei 55 miliardi e 300 milioni di export dello scorso anno, cifra record mai raggiunta in un'annualità per l'Emilia-Romagna, grazie a 26.000 imprese che esportano. Al primo posto ovviamente meccanica, meccatronica e motori, poi l'agroalimentare, poi c'è il biomedicale, la ceramica, il packaging, ma c'è anche la moda. E quindi ci è venuta l'idea di lanciare un nuovo brand, che è quello della Fashion Valley, perché mette insieme davvero da Piacenza a Rimini, quindi esteso in tutto il territorio regionale, qualità di prodotti straordinari che vengono qui appunto, escono in questa regione e possono essere presentati e venduti, già lo fanno agli occhi non solo del paese ma del mondo, e crediamo che puntare sulla Fashion Valley sia un ulteriore valore aggiunto per le eccellenze che questa regione può disporre, quindi accompagneremo con strumenti e risorse a disposizione per chi voglia investire su quella strada. Bene, tra i nuovi progetti c'è appunto un accordo bilaterale con il Vietnam. Le volevo chiedere perché proprio il Vietnam e se ci sono ulteriori orizzonti, nuovi progetti. Col Vietnam perché è uno di quei paesi del cosiddetto sud-est asiatico emergente negli ultimi anni, con cui è nata una collaborazione diversi anni fa e con cui vogliamo continuare a collaborare, perché è uno di quei mercati nuovi, relativamente nuovi e giovani, con cui appunto il nostro export può confrontarsi per avere grandi e nuove opportunità. Dopodiché io in questo anno e mezzo ho sottoscritto accordi di collaborazione col Guangdong, che è la più grande e ricca provincia cinese, oltre 100 milioni di abitanti, con la provincia di Buenos Aires, che aveva 20 milioni di abitanti, la metà dell'intera popolazione argentina, dove peraltro il 40% è di origine italiana. Siamo stati in California, in particolare in Silicon Valley. Ricordo, la California è la decima economia del mondo, se fosse uno stato indipendente. Siamo stati alla NASA, a Intel, a Google, a Apple, perché adesso ogni anno portiamo là le 10 migliori startup selezionate in Emilia-Romagna, proprio nel cuore dove le startup nel mondo più hanno opportunità, anche attraverso il venture capital, di farsi conoscere. Ed essendo la regione che ha il più alto numero di startup se rapportato al numero di abitanti, vogliamo che questo diventa un'idea e un modello anche italiano. E poi stiamo aprendo un nuovo mercato. Tra poche settimane saremo in Iran, perché dopo la fine delle sanzioni, proprio poche settimane fa, nella sede di Confindustria di Bologna, abbiamo insieme al presidente Marchesini incontrato oltre 150 imprese emiliano-romagnole. Era presente l'ambasciatore iraniano in Italia, Mozaffari. Io ho partecipato a Bruxelles, all'Unione Europea, a una tavola rotonda, un confronto nel rapporto Unione Europea-Iran, proprio perché siamo una delle regioni che più sta lavorando su questo, e quindi accompagneremo imprese in Iran, perché in quel territorio che ha complessivamente Iran e altri paesi 300 milioni di abitanti può nascere un nuovo mercato di sbocco, proprio perché abbiamo bisogno di fare conoscere le nostre imprese anche in nuovi mercati. Quindi nel concreto, diciamo, quali sono i vantaggi, le agevolazioni che le imprese possono ricevere da questi accordi bilaterali, appunto, di cui parlavo? Beh, io credo nuovi accordi sottoscritti proprio per produzione o acquisto di prodotti. Dall'altro campo noi accompagniamo le imprese, perché ad esempio abbiamo messo nel bilancio del solo 2016 10 milioni di euro, ad esempio, per l'aggregazione e l'internazionalizzazione delle imprese, cioè per provare a convincere o a dare gli strumenti di supporto a quelle piccolissime o piccole o anche medie imprese che non hanno ancora avuto l'opportunità o il coraggio di aggregarsi, soprattutto di sfidare i mercati europei e stranieri. Chi sta facendo export sta andando molto bene, nonostante la frenata di questi primi mesi dovuti al terrorismo internazionale e alla Brexit in particolare. Abbiamo 26.000 imprese che esportano, la nostra speranza è che possano diventare, perché no, 30.000 nei prossimi anni. Quali consigli darebbe invece a una giovane impresa che vuole tentare la strada dell'internazionalizzazione? Di avere coraggio, di provare a reperire gli strumenti che anche la regione mette a disposizione, anche le istituzioni, per aggregarsi, magari consorziarsi con altri e sfidare i mercati, e anche accedere a finanziamenti. Ho detto prima, abbiamo bandi dedicati per cui mettiamo parecchie milioni di euro a disposizione di coloro che vogliono provare a vincere questa sfida. Bene, grazie mille, grazie Stefano Bonaccini.